una finestra né uno spiraglio. Sono una porta su cui il ferro copre il legno. Gianmarco Saurino ha superato le aspettative. Il giovane attore foggiano, romano d'adozione, colpisce il pubblico del Teatro dei Limoni, che lo premia con 4 sold out e una cascata di calorosissimi applausi al termine del suo primo monologo, Condannato a morte, scritto e diretto da Davide Sacco, tratto dal romanzo di Victor Hugo, L'ultimo giorno di un condannato a morte. Gianmarco è naturalmente l'unico attore in scena e il prigioniero, ma da solo interpreta più ruoli e nella sua cella, vestito di sola camicia bianca e pantalone nero, da lì scalpita per esprimere le sue ragioni contro quella di Stato e il senso comune di giustizia. Il palco è una gabbia, è un'arena di tribunale, è il patibolo, una scenografia ridotta all'osso, un tavolo, centinaia di fogli bianchi a terra, una sedia, le luci. E lui, da quel palcoscenico, accende i riflettori su uno dei temi più complessi della società moderna e contemporanea, la pena capitale. Lo spettacolo si assume l'arduo compito di sviscerare un tema ancora attuale in molti paesi del mondo. Nelle carceri italiane ci sono oltre 6.000 detenuti in eccesso, una cinquantina i suicidi dietro le sbarre dall'inizio del 2017. La mia bambina è fresca, è rosa, ha gli occhi grandi, è bella. Nei 50 minuti di spettacolo Gianmarco Saurino sussurra parole d'amore per la sua bimba di appena 3 anni, grida giustizia, si accascia disperato a terra. Un'interpretazione che potremmo definire magistrale, bravo com'è nel tenere costantemente la tensione altissima e lo spettatore sotto tiro emotivo.